Questa è la vera storia di Gesù, dello scenario in cui visse e delle forze che ne formarono il carattere e la missione. Del cammino che lo portò a diventare una guida carismatica, con un seguito di migliaia di discepoli e un messaggio rivoluzionario. Oggi, storia e archeologia possono rivelarci il contenuto del suo messaggio, gli elementi che influenzarono la sua dottrina. E la scienza darci un'idea del suo aspetto fisico. Gesù, crociato del popolo in rotta di collisione con l'impero romano. Tre studiosi della Bibbia sono giunti in Terra Santa per svelarci il vero mondo di Gesù. L'esperta in studi biblici Rachel Everlock, l'archeologo Byron McCain e il teologo e ministro battista Alan Callahan ci forniranno dettagli essenziali sulla vita di Gesù e la sua epoca. Rachel e Allen si trovano nel deserto vicino al fiume Giordano, un punto chiave nella vita del giovane Gesù. Il Giordano ha da sempre un ruolo centrale nella storia del popolo ebraico. È il fiume che si prosciugò per Giosuè e gli israeliti, e sulle cui rive il profeta Elia fu rapito in cielo dal carro di fuoco. Il Giordano è sempre stato palcoscenico di veri e propri incontri con Dio. Ancora oggi è una frequentatissima meta di pellegrinaggio. 2000 anni fa, secondo i Vangeli, anche Gesù era un pellegrino. Partì dalla sua città natale, Nazareth, e percorse 144 chilometri per raggiungere il Giordano. Si mostrò fin da subito un uomo fuori dal comune. Non si sposò né diventò un operaio come suo padre. Aveva un animo inquieto. Voleva combattere le ingiustizie del suo mondo e del suo tempo, e forse giunse fin qui proprio per trovare delle risposte. Il più grande profeta del tempo era Giovanni Battista. Egli fornì un'alternativa alla religione di Stato nelle mani dei sacerdoti di Gerusalemme. Qualche decade più tardi, Giovanni Battista verrà descritto dallo storico Giuseppe Flavio. L'idea di Giovanni Battista era molto semplice e nella Palestina del primo secolo portò una ventata di aria fresca. Secondo la legge ebraica, i fedeli, per mantenere alte spiritualità e purezza, dovevano sottoporsi regolarmente a bagni rituali. Giovanni sosteneva invece che per redimersi dai peccati e ottenere la salvezza divina bastasse farsi battezzare una sola volta da lui. Immaginiamo quest'uomo che arriva e dice: non vi serve un prete, non vi serve un tempio, non dovete compiere sacrifici, né vi serve un re o andare in città. Dovete solo farvi battezzare da me. E è incredibile, per quanto sia semplice. Stando ai Vangeli, Gesù venne attratto da questa idea rivoluzionaria. Pensiamo a quel ragazzo, Gesù, scontento della situazione del periodo, assetato di novità, che non vedeva l'ora di lasciare casa e prendere parte a un filone che promuovesse il cambiamento. Il movimento battista era il fenomeno più rilevante dell'epoca ed è naturale che Gesù abbia voluto prenderne parte. L'incontro con Giovanni Battista fu talmente significativo che due Vangeli lo considerarono il punto di partenza della storia di Gesù.
Secondo le scritture, Giovanni Battista riconobbe subito in Gesù il figlio di Dio e si inchinò dinanzi a lui. Le fonti storiche narrano che a quel tempo Giovanni era un personaggio talmente popolare che le autorità temevano avrebbe scatenato una rivolta da un momento all'altro. Giovanni aveva deliberatamente scelto di avere base sulla sponda orientale del fiume Giordano, subito fuori dal territorio sotto il dominio romano. La regione era governata da Erode Antipa, il re mandato dai Romani. Erode avrebbe tranquillamente potuto non curarsi di Giovanni Battista, in fondo non era una minaccia militare. Ma il re non era convinto. Chiunque arrivasse con una folla al seguito poteva essere visto come una minaccia. I Romani chiesero a Erode di mantenere l'ordine. Così il re decise, attraverso l'esecuzione di Giovanni, di lanciare un avvertimento a tutti i sovversivi religiosi. L'esecuzione di Giovanni Battista ebbe effettivamente luogo e fu narrata da Giuseppe Flavio. Grazie al Vangelo di Marco sappiamo che fu Salomè, la figliastra di Erode, a chiedere che le fosse portata la testa di Giovanni Battista su un vassoio. La sua morte fu così macabra, inquietante. L'immagine di questo profeta decapitato, la cui testa fu messa su un vassoio, è disgustosa per la sensibilità moderna. E per i suoi discepoli deve essere stata un'enorme tragedia e perdita. Su questo non ci sono dubbi. L'esecuzione di Giovanni colpì un suo seguace in particolare in maniera estremamente profonda. Secondo il Vangelo di Marco, fu quello il momento in cui Gesù diventò a sua volta una guida. Prese il posto di Giovanni Battista e la folla lo seguì. Ma c'era una differenza sostanziale fra i due uomini. Giovanni si era stabilito vicino all'acqua. Il suo unico ferro del mestiere era il battesimo nel fiume Giordano. Lui si teneva lontano dalle aree affollate, mentre Gesù predicava tra la gente. Gesù voleva portare il suo messaggio alla gente, alla sua gente. Così si diresse in Galilea, in una città molto pescosa, Cafarnao. Da diversi secoli Cafarnao è meta di molti pellegrini e turisti della Terra Santa. Sopra i resti della casa di Pietro, dove si narra abbia vissuto Gesù, si trova la moderna chiesa ottagonale. Per capire come mai Gesù abbia scelto proprio Cafarnao, Byron McCain è venuto qui ad incontrare il collega archeologo Jonathan Reed. È un posto magnifico per i turisti ed è la Disneyland degli archeologi. Sono numerose le ragioni di scelta di Cafarnao come base del suo neonato ministero. Cafarnao si trova esattamente sul confine ed è bagnata dal mare. È indubbiamente una città dalla quale è semplice scappare. All'epoca in cui ebbe inizio il ministero di Gesù, Erode aveva già ucciso Giovanni Battista. Quindi il Messia deve aver pensato, meglio andarsene prima che mi tocchi la stessa sorte. Se si fosse cacciato nei guai o se avesse attratto troppa gente, troppa attenzione, camminando per 3 chilometri sarebbe uscito dalla giurisdizione di Erode. Ma fino a quando non arrivò a Cafarnao, Gesù era in territorio ostile. Al di là delle acque c'era la grande e oscura ombra di Roma, Tiberiade, una città costruita da Erode Antipa in onore degli invasori romani. Guardando laggiù, ti rendi subito conto dell'impatto visivo che avevano gli abitanti di Cafarnao.
Era lì che vivevano i dominatori, in quelle belle case, in quel posto immerso nel lusso. Erano i ricchi a vivere lì. Questa gente sapeva perfettamente di avere l'ombra di Roma su di sé. Nei suoi insegnamenti, Gesù citava spesso il crescente divario tra ricchi e poveri. A Cafarnao aveva già un pubblico composto da umili pescatori. Era gente ai margini della società, la cui esistenza era costantemente a rischio. La pesca era un'attività pesantemente tassata. Era necessario pagare per mettere la barca in mare. Lavoravano dalla mattina alla sera e generalmente i pescatori erano uomini semplici, forse un po' rozzi, persone umili in definitiva. È tra questa gente semplice che Gesù reclutò quel gruppo che lo avrebbe aiutato a dar vita a una nuova religione mondiale. Al termine del suo cammino lungo il fiume Giordano, Gesù si fermò a Cafarnao e iniziò a reclutare i suoi discepoli tra i poveri pescatori. I Vangeli ci dicono che i primi due apostoli furono i fratelli Simon Pietro e Andrea. Erano pescatori e disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Quando li invitò a lasciare tutto per seguirlo, loro lo fecero quasi senza pensarci. Lasciarono tutto all'istante? Lasciarono tutto, ma in realtà non possedevano granché. L'archeologia ci dimostra quanto la povertà dei pescatori fosse reale. Nel 1986, nel mare di Galilea, fu rinvenuta un'imbarcazione di legno. Si tratta di un reperto risalente al primo secolo, cioè 2000 anni fa. I materiali che all'epoca avevano a disposizione erano poveri. In genere legno di pino, che non è l'ideale per una barca. I pescatori della Galilea facevano del loro meglio per rendere le imbarcazioni sicure in mare, unendo in un collage ogni genere di legna trovassero. E quando non era più utilizzabile, la barca veniva smantellata e affondata. Una volta smontata la barca, estraevano e conservavano ogni singolo chiodo perché il metallo era un materiale molto prezioso. Rachel Everlock e Allen Callahan hanno invece attraversato il mare di Galilea a bordo di un peschereccio moderno. Rachel pensa che la scelta degli apostoli tra i pescatori abbia un significato profondo. Il senso simbolico delle parole «seguitemi, vi farò pescatori di uomini» è molto intenso. L'azione di uscire in mare alla ricerca di pesci da tirare fuori dall'acqua è una metafora. È come immergersi nella società per reclutare nuovi discepoli, i quali, a loro volta, diventano delle guide e vanno in cerca di altri seguaci. I pescatori locali non erano le uniche potenziali reclute presenti a Cafarnao. Essendo una città commerciale, attraeva numerosi ragazzi senza meta provenienti dalla campagna. Da un punto di vista strettamente demografico, c'era un numero incommensurabile di persone che definirei uomini al margine, ragazzi che, non possedendo una terra, non potevano sposarsi e quindi si spostavano dai piccoli villaggi alle città. Nel corso della sua vita, Gesù osservò quanto i poveri, come lui, fossero impotenti davanti alla dominazione romana. Ogni giorno sentivano la pressione degli invasori e vedevano le loro tasche svuotarsi.
Uno dei mezzi con cui i romani facevano sentire la loro presenza era la tassazione. I Vangeli narrano di esattori di tasse e di una dogana qui a Cafarnao. Esattori e doganieri lavoravano su commissione e spogliavano onesti lavoratori di qualunque avere. C'erano tasse sull'esportazione, l'importazione e sui beni del mercato. In qualche caso esisteva anche la tassa pro capite da versare per il solo fatto di esistere. I contadini pagavano l'imposta sulla terra pari a circa il 12% del valore annuale del raccolto. Il popolo ebraico era esasperato dalle ingenti tasse imposte dai romani. Rachel Everlock ha incontrato Jack Pastor, professore di storia ebraica ed esperto della Galilea. Calcoli che il 30% era prelevato da diverse autorità ancora prima che la gente riuscisse a guadagnarsi da vivere. Se poi considera che molte persone erano già indebitate, è facile dedurre quanti fossero sul filo della sopravvivenza. Fino a che punto crede che il popolo della Galilea ce l'avesse con i romani per il fatto di dover versare loro tutte quelle tasse? Non solo una civiltà li aveva conquistati e imposto i propri valori, ora dovevano anche pagarli. Il crescente risentimento non era rivolto solo ai romani, ma a volte anche alla stessa classe dirigente. La classe sacerdotale ebraica stabilì un altro 15% tra tasse religiose e raccolta di decime imposte agli agricoltori sul loro reddito annuale. Lo storico Giuseppe Flavio descrisse le perfide manovre di un sommo sacerdote ebreo. Aveva servi molto crudeli che riscuotevano decime con l'uso della violenza. Non si astenevano dal malmenare coloro che non versassero l'offerta dovuta. Se i sommi sacerdoti ebrei e i dominatori romani confiscavano cibo e denaro al popolo, ancor peggio fecero le forze imperiali quando, ostentando il culto di Roma, insultarono profondamente i più devoti. Vicino a Cafarnao, il professor Richard Freund sostiene di aver portato alla luce il tempio romano eretto da Filippo, il fratello di Erode Antipa, per la moglie di Cesare Augusto in onore della civiltà romana. Il tempio era funzionante ai tempi in cui Gesù incontrò gli apostoli per la prima volta. L'architettura del tempio era in sontuoso stile imperiale ed era visibile da lontano. Quello che avevano davanti agli occhi mentre navigavano nel mare di Galilea non era una sinagoga. Non era un edificio ebraico, ma un tempio romano con lunghe scie d'incenso che fuoriuscivano. I pescatori che popolavano questo villaggio devono averla vissuta come una vera e propria invasione della loro sensibilità religiosa. L'umile popolo di Galilea sentiva il peso del tradimento dei loro stessi leader e un profondo odio per gli invasori romani. Gesù di Nazareth era determinato a offrire loro un'alternativa, un messaggio di speranza, che lo avrebbe messo in rotta di collisione con l'uomo più potente della Palestina, il governatore romano Ponzio Pilato. Cesarea Marittima era una splendente città romana vicino al mare. Fondata da Erode il Grande nel XX secolo a.C., era la maggiore espressione di ricchezza e potenza in Palestina. I romani la battezzarono capitale della Giudea. Ponzio Pilato rilevò il palazzo di Erode e ne fece la sua residenza ufficiale. Allen Callan è qui per studiare la lussuriosa vita dei dominatori romani. Questo era l'ippodromo. Lo stadio che venne appositamente costruito per le corse delle bighe.
una sorta di Formula 1 del mondo antico. Il grande palazzo di Ponzio Pilato dominava le rive del mare. Il forte contrasto tra la vita umile di Gesù e la dimora di Ponzio Pilato era palese. Era su due piani. Da qui vediamo quello superiore, mentre quello inferiore dava direttamente sul mare. Qui possiamo ancora ammirare quella che era la piscina. Aveva questa piscina spettacolare dove poteva farsi una nuotata ogni volta che voleva. Il luogo ideale. Di gran lusso. Non ha certo badato a spese. Il tenore di vita di Ponzio Pilato era possibile solo grazie al duro lavoro dei contadini. Tutto ciò che era materie prime, frutta e altri prodotti naturali della terra finiva direttamente nelle mani dei potenti sul mercato dell'impero. La campagna produceva e la città ne usufruiva. Tutti soffrivano di questo sistema, in ogni angolo della Palestina. Gesù e i suoi discepoli avrebbero alleviato il dolore mettendo sottosopra il mondo dei ricchi e dei poveri. Da predicatore qual era, avrebbe facilmente potuto sistemarsi in una città ricca come Cesarea, a fianco dei potenti, cosciente, reduce dalla sua stessa esperienza, di quanto e come l'occupazione romana stesse influenzando il popolo ebraico. Fin dall'infanzia ebbe modo di vedere quanta miseria generasse la sete di denaro, elemento che maturò in lui un nuovo e singolarissimo messaggio. Il messaggio che la povertà fosse un bene. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo. Non potete servire a Dio e a Mammona. Il sovvertimento del vecchio ordine avrebbe avuto luogo attraverso una rivoluzione non violenta dove l'unica arma era l'amore. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Gesù andò oltre le mere parole. Iniziò a cercare e accogliere gli emarginati, le prostitute, i peccatori, gli ammalati. Secondo i Vangeli, sedette alla stessa tavola dell'uomo più detestato della società, l'esattore delle tasse. Non era esattamente il genere di persona che si invitava allo Shabbat. Gente come lui rappresentava gli oppressori del popolo. Gesù discusse ampiamente il problema degli esattori, ma allo stesso tempo non li escluse mai. Al contrario, vedendo in loro parte della causa del malessere della società, volle coinvolgerli e affrontare il problema in maniera diversa. Gesù capì che il popolo oppresso della Palestina stava bramando il cambiamento. Il suo intento era di strapparli alla repressione, offrendo loro una nuova visione del mondo. L'argomento si fa davvero interessante se pensiamo al legame tra le condizioni economiche e l'insegnamento di Gesù. Ad esempio, dacci oggi il nostro pane quotidiano nel Padre nostro. Dio provvederà. Questo era il messaggio di Gesù. E lo avrebbe provato nutrendo la gente, curando i malati, combattendo il male. Tutto in nome di Dio. I Vangeli ci narrano di un predicatore molto popolare e dei suoi miracoli, ma nella Galilea del primo secolo non era certo l'unico. Gesù non era l'unico predicatore all'epoca, per quel che ne sappiamo. Certo, era straordinario, ma no, non era l'unico.
La vita ai tempi di Gesù era dura. Malattia, carestie e siccità erano fenomeni ricorrenti. In mancanza di scienza e medicina, la gente sperava nei miracoli. Uno dei più celebri autori di miracoli dell'epoca era un certo Oni, uomo della pioggia e disegnatore di cerchi. Dopo aver disegnato un cerchio sulla terra, Oni si mise all'interno e si rifiutò di muoversi in attesa dell'intervento di Dio. I compitori di miracoli come lui sono tutt'oggi venerati da molti ebrei. Le loro tombe sono santuari dove la gente si reca a pregare per ottenere la grazia di Dio. Sulla tomba di Oni, nella città di Hazor Haglilit, Rachel ha incontrato Kim Stratton, esperta in magia antica e religione. Cosa mi dici della popolarità di Oni, il disegnatore di cerchi? Beh, si narra che avesse poteri miracolosi. Disegnò un cerchio e si rivolse direttamente a Dio, pregandolo di far piovere. È noto per il suo legame con Dio, un legame unico. Gli agricoltori e i contadini che desideravano ardentemente la pioggia si radunavano attorno a Oni durante le sue preghiere. Un altro autore di miracoli del primo secolo fu Anina Bendoza, ma i suoi miracoli erano di altra natura. Anina è celebre per miracoli più privati, come le preghiere per una persona che non stava bene, un figlio o una figlia. Era una sorta di guaritore. Possiamo dire che Anina avesse più punti in comune con Gesù, il quale, come sappiamo, guariva la gente con le mani e attraverso la preghiera o toccandogli gli abiti, ad esempio. Guarigioni di questo genere erano accettate senza riserve nel primo secolo. Il mondo del sovrannaturale era parte della vita quotidiana. A quei tempi non c'era la distinzione tra scienza, miracoli o religione. Il mondo era popolato da angeli e demoni. E nel mondo di Gesù i demoni erano causa di malattie. Stando al Vangelo di Marco, un uomo portò a Gesù il figlio in preda a delle crisi. I precedenti tentativi di esorcizzare il demone erano falliti. Ma Gesù disse al padre che qualunque cosa sarebbe stata possibile se avesse creduto profondamente. Allora Gesù minacciò lo spirito immondo dicendo: spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Il bisogno di guarigione era fortissimo. Il mondo antico era letteralmente schiacciato da morte e malattia. A quei tempi il popolo non aveva vita facile. Viveva in una regione colpita dalla malaria. E la gente stava male gran parte della vita a causa di questa o di altre malattie. Il tasso di morte era molto più alto rispetto a oggi. Nel 50% dei casi la morte colpiva prima dei 5 anni. Tali incredibili livelli di malattia e mortalità sono stati confermati dalla medicina forense. L'antropologo fisico Israel Herskovitz ha rivelato a Bayer McCain prove delle più violente e terribili piaghe del primo secolo. Gli effetti della lebbra.
Come puoi vedere, il tessuto molle è andato in necrosi. Le ossa hanno subito un rimodellamento e lentamente le dita si sono staccate. La lebbra può causare anche mutilazione delle estremità. Sono manifestazioni tipiche, direi. Quindi questo è parte di un piede dal quale si sono staccate le dita? Esatto. La lebbra colpisce inizialmente le aree periferiche, le estremità. Non esiste altra malattia nella Bibbia che abbia ricevuto più attenzione della lebbra. Credo che in circa 8 capitoli si parli di questa malattia. Nel primo capitolo del suo Vangelo, Marco racconta la guarigione di un lebbroso. Il dono di Gesù di guarire i lebbrosi venne preso come il segno, la prova che Dio agisse attraverso i miracoli. Si diffusero grandi aspettative, accompagnate dalla speranza che il popolo potesse essere liberato dalla sofferenza. La tensione era forte. La gente nutriva grandi speranze. Cominciava ad assistere a questi eventi che interpretava come realizzazione dei suoi desideri più profondi. Esatto. Quindi questi miracoli non erano dei semplici accadimenti, ma veri e propri segni anche di eventi futuri. E in effetti qualcosa stava per succedere. I miracoli che Gesù compiva contribuivano a formare la sua reputazione, che si sarebbe dovuta scontrare con le autorità del tempo. Gesù fu un uomo carismatico e coinvolgente. Ma quali erano le sue caratteristiche fisiche? La scienza moderna potrebbe essere in grado di aprirci una finestra interessante. Dai Vangeli sappiamo che Gesù poteva guarire i malati, aspetto che attrasse molti seguaci. Ma secondo i resoconti storici del tempo, coloro che compivano miracoli non avevano vita facile. Teuda, un contemporaneo di Gesù, ne fu la prova. Stando agli scritti dello storico Giuseppe Flavio, Teuda persuase la folla a seguirlo fino alle rive del Giordano. Affermava di essere un profeta, al cui comando il fiume si sarebbe diviso, aprendo loro un facile transito. Come fu per Giovanni Battista, Teuda e la sua fama innervosirono le autorità. E non passò molto prima che, come Giovanni, venisse catturato. Il tragico destino di Teuda fu un avvertimento per chiunque sostenesse di compiere miracoli. Per non rischiare che l'episodio passasse inosservato, la testa decapitata di Teuda venne portata a Gerusalemme. Dividere le acque sarebbe stato un bello spettacolo, ma quello che più interessava a Gesù erano i bisogni della gente. Aveva idee precise. Cibo, cure ed educazione gratuite. E il suo messaggio non aveva solo il potere di trasformare le persone. C'era qualcosa di molto più grande dietro. Acquisì anche un certo potere politico, riunendo attorno a sé un alto numero di seguaci. La prodigiosa opera di Gesù e i suoi insegnamenti poco convenzionali fomentarono un numero sempre crescente di disagiati ed emarginati della Galilea. I Vangeli ci dicono che lo stesso Gesù cominciò ad attrarre le grandi folle. Per riuscire a gestire tutte quelle persone, i suoi discepoli ebbero una saggia intuizione. Gesù voleva parlare al popolo, ma dal popolo rischiava di essere letteralmente schiacciato. Così i discepoli gli suggerirono di parlare da una barca. E Gesù, dalla barca, predicava alla gente che lo ascoltava sulla riva. Let's go.
Per attrarre un così elevato numero di persone, Gesù deve essere stato un grande oratore. Ma scopriremo mai qual era il suo aspetto fisico? Le immagini e le sculture prodotte fin dal Medioevo in Europa gli hanno dato molti volti fino ad oggi, ma nessuno di questi ha un legame realistico con tempo e luogo. Ora la scienza può fornirci risposte molto più realistiche. Per risalire ai tratti somatici di quel popolo a quell'epoca, Byron McCain si è avvalso dell'aiuto dell'antropologo fisico Israel Herskovitz. Gli approfonditi esami di crani di Galilei risalenti al primo secolo lo hanno portato a delineare i tratti distintivi di questa popolazione. Il viso è più piccolo e sottile rispetto a quello, ad esempio, delle popolazioni europee o africane. Il volto snello è tipico di questa regione. Grazie a una moderna TAC, Herskovitz è riuscito a produrre l'immagine tridimensionale di un tipico cranio dell'epoca. Col supporto di un programma specifico, è stato possibile ricreare la struttura muscolare del viso di questa persona vissuta 2000 anni fa. Di un uomo, probabilmente, con lo stesso pool genetico di Gesù. Ci basiamo sul metodo scientifico. L'esito è accurato e preciso. Seguiamo degli standard per avere un buon risultato finale, come lo spessore dei muscoli, della pelle, la quantità di grasso da inserire in ogni singola area. Quindi, il viso che otterremo avrà la tipica struttura muscolare degli uomini ai tempi di Gesù. Esatto, sì, certo. Quell'uomo di cui è stato ricostruito il viso doveva avere una carnagione olivastra. E le fonti storiche ci dicono che capelli e barba erano tenuti corti, all'epoca, per via dei pidocchi. Mano a mano che l'artista forense completa la ricostruzione, possiamo per la prima volta avere la versione scientifica di quello che potrebbe essere stato il viso di Gesù. Un uomo simile a quello che stiamo vedendo diede vita a una dottrina che un giorno sarebbe diventata una religione mondiale. Gesù offrì un'alternativa alla religione vigente e non si accontentò di predicare solo al popolo di Galilea. Decise di affrontare direttamente il cuore del problema, i sacerdoti di Gerusalemme. Una decisione che si rivelerà fatale. Il messaggio centrale di Gesù era molto semplice. Egli si rivolse e si confrontò con la crudeltà del suo tempo, sostenendo che sarebbe venuto un mondo migliore. Gesù a un certo punto disse: facciamo così, raduniamoci tutti quanti e aspiriamo ad un mondo diverso da questo, un mondo che chiaramente non è qui. Soffriamo in questo mondo, così potremo accedere a uno migliore. Gesù chiamò quel mondo migliore il regno di Dio. Descrisse quell'universo in cui la vita sarebbe stata piena d'amore, definendolo regno di Dio. Gesù spiegò il regno dei cieli in quello che viene chiamato il discorso della montagna. La definizione del luogo è controversa. Secondo Matteo si trattava di una montagna, per Luca di una pianura. Ma gli studiosi moderni ritengono improbabile che Gesù abbia tenuto un solo discorso in un unico luogo. È più sensato dire che i primi cristiani raccolsero i discorsi di Gesù, che poi Matteo unì in una splendida raccolta, in un'opera unica, per poter diffondere l'essenza della dottrina di Gesù. La sintesi del messaggio di Gesù, conosciuta come le Beatitudini, descrive un mondo completamente sovvertito. Zadikuta.
Didon. Didon. Di Malsuta. Ma che smaia. Invece di aiutare i privilegiati, gli uomini di potere, i potenti, i ricchi, Dio si manifestava ai margini, tra gli ultimi, i poveri, i reietti. Il regno dei cieli dipinto da Gesù prometteva salvezza eterna ai poveri contadini e ai pescatori di una terra devastata. Ma per i potenti, quando Gesù disse che sarebbe stato più facile per un cammello passare per la cruna di un ago piuttosto che per un ricco entrare nel regno dei cieli, il suo messaggio risultò provocatorio e rivoluzionario. Gesù diceva cose molto scomode su coloro che detenevano il potere, i ricchi e i privilegiati. E il messaggio che mandava costantemente a queste persone era abbastanza chiaro. Lasciate ciò che avete. Questo nuovo mondo, il regno di Dio, vi chiederà di lasciare i vostri averi. Non rimanete legati ai beni materiali. Quel giorno sarebbe presto giunto. Consapevole o no, Gesù avrebbe messo in serio pericolo la sua dottrina e la sua vita facendo ingresso a Gerusalemme, la capitale assediata della Giudea. Stando a quanto riportato nei Vangeli, l'entrata a Gerusalemme fu un evento straordinario, carico di un forte significato simbolico. Arrivò in pace. Decise di fare il suo ingresso seduto su un'asina. Entrare in una città su un rickshaw non è come entrarci su un carro armato. E Gesù fece il suo ingresso su un asino. Secondo la Torah, la Bibbia ebraica, il Messia, il liberatore, sarebbe entrato a Gerusalemme proprio come fece Gesù. Quando Gesù arrivò a Gerusalemme su un asino, si presentò come un profeta e dichiarò apertamente le sue intenzioni di apportare un cambiamento radicale. Gerusalemme era il fulcro. Doveva andarci per far presa sulla massa. Per annunciare l'arrivo di Gesù, i suoi discepoli sventolarono ramoscelli di ulivo, simbolo della liberazione dall'oppressione. Quell'immagine che ritroviamo nei Vangeli, in quello di Giovanni soprattutto, è politicamente provocatoria. Una sorta di equivalente antico del gesto di potere dei neri, penso alle Olimpiadi del 68. Gesù sfidò apertamente il re Erode Antipa e tutta la casta sacerdotale. Ora era in serio pericolo. Oggi i luoghi degli ultimi giorni di Gesù costituiscono un'importante meta turistica. Nell'ultimo episodio, Byron, Allen e Rachel scopriranno le radici e le verità storiche di quei luoghi. L'archeologia moderna sarà in grado di rivelarci il luogo esatto in cui Gesù venne arrestato e processato? E potrà la scienza svelarci i segreti della crocifissione?